Radio DJ. Tra poco Cattelant con Alessandro Cattelan. DJ, riavvolgi. Cina. Mi ricorda tanto il primo lavoro che ho fatto nella mia vita, che era una pubblicità per i succhi di frutta al Festival Bar. Era l'anno 2000 e andava blu. Sì, il derby, il derby blu, e andava tantissimo questa canzone. Era ancora, essendo un periodo precedente a internet, quindi non c'erano ancora proprio tutti i video tutti i giorni quando vuoi, così. Il Festival Bar era un modo per vedere, incontrare un po' tutti i cantanti. Cioè, quell'anno lì avevo conosciuto Beyoncé, per dire. Però avevo conosciuto anche la Mosca. Era un po' meno entusiasta tra i due incontri. Però mi ricordo che andava tantissimo sta canzone qua. Io rompere tus fotos. Ed era anche, se non sbaglio, non vorrei dire una stupidata. No, forse quella era l'anno dopo, Lella SketchUp. L'anno dopo era arrivato, perché quando c'è quell'ondata di musica di qualità, poi non la puoi più fermare. Quindi era partita la Mosca e poi l'anno dopo. Che anno è la Mosca? 2000. Allora sì, ci sta. Sì, 2000. Buongiorno a tutti, ragazzi, siamo pronti a iniziare una nuova puntata di Cattelant. Sigla! Io Luca. Dai! Quindi quanto hai? Un po'. Buongiorno a tutti, buongiorno Maurizio, buongiorno Walter, buongiorno Fosca, come state? Bene. Tutto bene. Allora, buon martedì a tutti. Una cosa che mi stavo rendendo conto in questo istante, pensando all'ospite che ci viene a trovare oggi arriva qui uno dei miei idoli. Martin Scorsese? No. Jack Nicholson? No, nemmeno. Michael Jordan? No. Rafael Nistor, che è un ragazzo molto giovane, star del web, che fa le ricette, fa le ricette su Instagram, su TikTok, le fa molto bene e molto buone, e quindi io passo le mie giornate a dire: cosa mangio stasera? Sera. Fammi andare a vedere Rafael Nistor che cosa ha combinato. E mi stavo rendendo conto di una cosa: io non ho idea, ormai ci conosciamo da tanto, conosciamo l'un dell'altro piccoli segreti. Io non so se voi sapete cucinare. Tu sai, da te no. Come no? Ne parliamo di come risottiamo, facciamo il risotto. Sì, no. No, dai.
Sì. Allora, Walter cucina, tu? Io odio cucinare. Tu odi cucinare, come ti nutri? Come ti nutri? Cioè, arrivi a casa, sì, è vero, l'altro giorno hai detto che per cena hai mangiato delle pizzette. Quindi, no, ma però quello capita anche a me, no, cioè, io però... sono una specialista della verdura al vapore. La mia fortuna è che io adoro tutta la verdura. Sì. Quindi mangio tantissima verdura, per lo più cruda o cotta al vapore. Che bello. Mauri, tu cucini? Sì. Quello che serve. Quello che serve. Cioè, comunque a casa da mangiare più tu o più la tua compagna? Più la mia compagna, sì. Tu più tu o più la Lisa? Più la Lisa. Tu più io tu. Io mangio tanto fuori. O il Besana Carozzi. Noi mangiamo fuori. Che borghesia! D'altronde ha due cognomi il Besana Carozzi. D'altronde ci sta. È arrivato il mister. E allora facciamolo entrare, dai, mettiamo la prima canzone di oggi e poi facciamo entrare Rafael. Pinguini tattici nucleari, ricordi su Radio DJ. Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno. Meglio bruciare che spegnersi lentamente, l'ha detto chi non deve illuminare gli altri. Ma io ho paura sempre di rimanere al buio, mentire alla tua mente mentre provo a salvarti. Meglio non dire niente aspettando il mattino, sorrido se penso al nome che tu mi darai domani. E reinsegnarti ancora il segno della croce, così avrò ancora una scusa per toccare quelle mani. Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi. Sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi. Ti guardo mentre dormi, ma solo ieri. Stupirà ma no, non sono più geloso del passato in cui non c'ero, anzi mi manca di più. Perché seguivo la topografia dell'io da solo, l'astronomia del noi due, me l'hai insegnata tu che. Ora ti mangi da dentro, piccolo pianeta spento, una briciola al vento, un buco nero e un occhio blu. E sono poco più di un chamevu tra tutte queste persone, nella mia testa io gioco a tabù, perdo se picco il tuo nome. Sono dei ricordi che mi devi. Sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi. Ti guardo mentre dormi, ma solo ieri. C'eri nei giorni neri, quelli che piove troppo forte per stare in piedi. E potevamo anche la morte volando leggeri. Ma hai detto dimmi cosa temi, in che cosa credi. La mia risposta sei tu. Sbadiglio e prendo la boccetta di Aducanumab e penso che pure stanotte presto finirà. Io ti terrò la mano, tu tienimi l'anima, eppure se non sai che sono non lasciarla mai. Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi. Sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi. Ti guardo mentre dormi, ma solo ieri. Volando leggeri, ma hai detto dimmi cosa temi, in che cosa credi, la mia risposta sei tu. La mia risposta sei tu. Mauri, ti dico sta cosa, è una sensazione che mi capita poche volte, soprattutto con persone più giovani di me. Sì. Quella sensazione che gli americani definiscono starstruck. Sai che cos'è lo starstruck? No. È quando incontri... Io ricordo Star Wars. Star Wars, Star Trek, tutte quelle cose. No, starstruck. È quando incontri un po' un tuo idolo e quando ce l'hai davanti sei un po' intimidito. E ti dicevo, mi capita poco con le persone più giovani di me. Mi sta capitando adesso con Rafael Nistor, che è qui in studio con noi. Ciao Rafael. Ciao ragazzi. Come stai? Bene, molto bene. Piacere mio di conoscerti, di vederti di persona dopo che ho iniziato, sarà un anno fa, a seguirti assiduamente sui social network. Esatto. Rafael è
una web star che in particolare si occupa di cucina, e io credo di aver iniziato a mangiare meglio da quando ti ho incontrato. Sono molto contento e ho sviluppato cosa. Un po' la passione. Devo dire che credo, come tante persone con cui mi è capitato di parlare, in tanti abbiamo iniziato ad approcciarci in maniera molto amatoriale un po' alla cucina durante il lockdown. Sì, perché eravamo lì chiusi in casa. Anche tu hai avuto questa sensazione? Eh sì, io appunto a cucinare comunque sui social ho iniziato proprio nel lockdown, perché eravamo a casa, non c'avevamo niente, esatto, da fare tutto il giorno e abbiamo iniziato. E poi appunto, vedendo sbucare via via, non sei l'unico, però sei il mio preferito, perché devo dire che come stile ognuno ha il suo, ma tutti appartenete un po' a una categoria. Quelli che fanno le ricette, Mauri, hai presente le ricette? Quelle montate tutte veloci, sì, dove senti il rumore del coltello che fa stack e cambiano cosa. Senti tutti i rumori, che io li trovo anche un po' belli pornografici qua. Cioè, quando sento quel rumorino lì della roba, dell'olio che frigge, delle cose buttate in padella, mi piace tantissimo. Tu sai chi ha inventato quello stile lì? Magari l'hai inventato tu, non lo so. Tu l'hai visto fare a qualcuno, realtà, e poi hai iniziato a farlo? Sì, praticamente io ho iniziato anch'io parlando comunque, sì, in italiano all'inizio. Sì. Poi ho visto un po' gli americani, no? Sì. Praticamente loro nei video quasi nessuno parlava, e faceva appunto parlare gli ingredienti, no? E il video in sé. Quindi questa cosa qua mi è piaciuta tanto e ho pensato di farlo pure io. Che è un po' il trucco di Kabilame, se vogliamo, no? Cioè, il fatto, sì, di non parlare ti permette di arrivare a tutti. Cioè, se parli in italiano vieni limitato comunque a questo, certo, questo paese. Infatti io ho iniziato così, appunto su TikTok in quarantena, e praticamente da quando ho smesso di parlare, tempo 2 settimane, da 1,5 milioni di seguito sono passato a 5 milioni. Vedi, Mauri, forse dovrei smettere di parlare anch'io. No, il trucco non è smettere di parlare. Non è una brutta idea se io smettessi, cioè, di parlare. L'ho fatto per un anno parlando comunque italiano, avevo trovato comunque un bel format. Certo. E in un anno ho fatto 1,5 milioni di seguito, no? Sì. E invece in 2 settimane sono riuscito a fare 3,5 milioni, cioè il doppio di quello che ho fatto in un anno praticamente. Senti, tu quindi parti da TikTok e poi Instagram, sono partite insieme le due cose? No, in realtà parto sì da TikTok, perché nel primo lockdown avevo perso il lavoro, sì, per il Covid, e niente, ero a casa, come dicevi tu, non c'era niente da fare, e avevo questa piattaforma, appunto ce l'avevo sul telefono, non la usavo mai, quindi ho detto vediamo un po' che cos'è. Come funziona? Ce l'avevo scaricato tipo da 2 mesi e ho visto che praticamente si pubblicava solo video. Io ho pensato, ma io comunque me la cavo a cucinare. Ma sei un bel ragazzo, occhi azzurri, funziona. Non ho niente da fare e ho detto proviamo, quindi ho iniziato. Ma quindi scusami, te la cavi a cucinare? Il tuo lavoro prima era cuoco? No, il mio lavoro prima sì era cuoco. Ah, ok. Io ho fatto l'alberghiero, poi ho lavorato quasi 4 anni in cucina, quindi comunque anche perché mi mancava, no? Certo. Ero a casa, sì, cucinavo per me, però volevo tornare comunque a soddisfare delle persone. Chiaro. Come quando sei al ristorante. Sì, come quando sei al ristorante, che vedi che li mangi, esatto, mangiano, ed è un po' la goduria, esatto, del cuoco. E volevo riavere questa cosa qua e alla fine l'ho trovata tramite TikTok. Allora, io non so se ti ho seguito proprio dall'inizio, perché quando ti ho incontrato appunto avevi già il tuo bel seguito, ma sai quando ho capito che proprio avevi svoltato? Quando hai iniziato ad avere le padelle belle. Perché cioè dici, allora vuol dire che l'hanno individuato, gli sponsor, adesso ti regalano le cose, ti mandano l'attrezzatura, sì, contratti, non lo so come, no? Sì, adesso ho anche un contratto con Giallo Zafferano, comunque abbiamo fatto un sacco di campagne, un sacco di lavori e sono molto contento, perché non mi sarei mai aspettato di arrivare a un livello comunque così alto. Ma tu da dove vieni? Io sono di origine rumena. Ok, e sei in Italia da? Sono in Italia dal 2007. E che avevi? Tu quanti anni hai? Io ne ho 23. Ah, 23, quindi molto molto giovane. E tra le altre cose sei qui oggi perché è uscito il tuo libro, che stavo dando un occhio, ovviamente è un libro di ricette fondamentalmente, certo, però poi racconta anche un po' della tua vita, del tuo percorso. Sì, c'è una introduzione e poi comunque racconta il mio percorso. Senti, la cosa di ricette contro lo spreco è un atteggiamento che hai sempre avuto, o perché in questo momento bisogna avere grande attenzione anche nei confronti di questi temi? Allora, un po' entrambi le cose, cioè alla fine ce l'ho sempre avuto, infatti cerco sempre di fare ricette comunque che tutti si possono permettere e che comunque evitino lo spreco. Anche magari questo libro qua l'ho fatto anche un po' per i ragazzi giovani,
che magari hanno pochi soldi, che ancora vanno all'università e quindi magari sono a casa da soli, e per evitare di sprecare cose che hai in frigorifero che sennò vanno a male, ho pensato di farci un libro. Con delle ricette. Allora noi mettiamo una canzone, mettiamo Lizzo, poi torniamo a parlare con Rafael Nistor del suo libro, ovviamente, che si chiama Ottimo. Girl, I'm about to have a panic attack. I did the work, it didn't work. That truth, it hurts. That damn, it hurts. That lovey-dovey shit was not a fan of it. I'm good with my friends. I don't want a man, girl. I'm in my bed. I'm way too fine to be here alone. On other hand, I know my worth. And now he calling me. Why do I feel like this? What happened to me? Oh, oh, oh. Supposed to love somebody else when I don't like myself, like, ooh, guess I better learn to like this, ooh, it might take my whole life just to do. He called me Melly, he squeezed my belly, I'm too embarrassed to say I like it. Girl, is this my boo? That's why I'm asking you, cause you know I've been through. Let me know. Che è un po' la tua punchline, il tuo tratto distintivo, il tuo logo, il tuo simbolo di Batman, no? Ottimo. Come ti è venuta? Sono cose che si studiano a tavolino, ti sei messo giù con i tuoi collaboratori, hai detto, devo trovare una cosa catchy che... No, praticamente, allora, io quando a fine ricetta praticamente assaggiavo e tiravo soltanto sul pollice. E mi ricordo in Italia c'era un'altra persona che faceva una roba del genere che io non avevo mai visto. Sì. E mi diceva che praticamente lo stavo copiando. Nell'aria, il successo dei miei video è perché io sto copiando lui. Allora a quel punto lì ho detto, sai che c'è? Allora dico ottimo, tanto è buono. Esatto. E quindi cioè, ma è sempre ottimo o a volte anche se non è ottimo dici ottimo? No, praticamente all'inizio era un po'... Medio, ottimo, buono. Buonissimo. Ma ti è mai capitato di fare una roba che l'hai assaggiata? No, piuttosto la rifai, finché sì, non viene bene. Piuttosto la rifaccio. Però capita che fai delle cose all'inizio, non dico che fanno schifo, però insomma... No, capita. Cioè, capita comunque anche spesso. Ormai, comunque da tanti anni, sono stato tanti anni in cucina, faccio questa cosa da tanti anni, è un po' difficile. Sì. Però capita sbagliare, che magari una cosa non ti esce come avresti voluto. Anche lì, se è così, la rifai. Cioè, sì. Vado a pubblicare un video di una ricetta che alla fine fa schifo. No, chiaro. Certo. Senti, dei tuoi colleghi chi è secondo te uno bravo e chi è... A parte che voglio sapere chi è quello che ti contestava il pollice. Non mi ricordo, sai. E infamiamolo qua sulla... non mi ricordo il nome. Vabbè, faccio finta di credere che non ti ricordi, va bene. Facciamo finta di credere. Invece uno bravo secondo te, oltre a te? Secondo me ce ne sono un po'. Secondo me una brava, una sì? ragazza è Cooker.
Cooker Girl, sì, l'altro, un altro consiglio di una tanto da seguire, Cooker sì, Girl. Esatto. Prima tu dicevi per i ragazzi, per i giovani, per quello che hanno in frigo, i giovani cucinano? Adesso sai che anche col fatto, rispetto a un po' di tempo fa, escono di casa ancora dopo, no? Cioè, perché ci sono un sacco di difficoltà, quindi escono, stanno con i genitori tanto. Cucinano? Ma secondo me, ultimamente, appunto, proprio negli ultimi 3 anni, che comunque anche la cucina sui social è diventata una cosa grandissima. Io, comunque, dalle persone che mi seguono, tanti ragazzi mi mandano a casa i piatti, cioè i piatti. Ti mandano ricette, cose. Per esempio, sì, sì, te, no, che hai fatto delle mie ricette, mi hai taggato. Mazza, io ero fiero, io ero fierissimo. Qual è la tua specialità? La mia specialità, mi prendono tutti in giro, che sono i gamberi, dicono che sono quello di Forrest Gump, Bubba Gamberi. Io faccio pasta con i gamberi, riso con i gamberi fritti, certo, gamberi saltati, gamberi di gamberi, faccio solo gamberi. Perché il tuo piatto forte qual è? Ma allora sinceramente non ne ho uno in particolare, ma almeno come categoria sono i primi secondo me sono, cioè, sono proprio più facili, perché anche a me vengono meglio, sì, i primi, sì, sono più facili. Sì. Poi comunque hai anche una, c'è una scelta di abbinamento grandissima. Poi con la pasta e il riso ci sta bene veramente quasi. Come tutto. Sugo puoi metterci, esatto, puoi metterci, esatto, la qualunque. Esatto. Io non so se capita anche a voi, ma penso di sì. Quando si guardano gli show di cucina in televisione, Masterchef, Hell's Kitchen, eccetera, eccetera, sì, io continuo a mangiare perché mi fanno venire fame costante. Cioè, vedere proprio le cose. Tu pensa che magari io, mentre monto i miei video, a una certa vado e apro il frigorifero, o anche come dici tu guardi Masterchef, o anche solo la sera che magari guardi quante visualizzazioni ha fatto, sì, o c'hai, cioè, i commenti, cioè, rivedendo così il tuo stesso, rivedendo video, il ti mio viene stesso fame, video mi viene fame, ti viene fame, mangiare, ti viene, sì, fame. Ma sì, è vera quella cosa che in teoria il cuoco, perché ho iniziato a cucinare, mi piace, perché mi piace proprio tutta anche quella retorica che c'è intorno alla cucina, quindi io faccio proprio tutti i cliché, quindi mi apro, mi verso un bicchiere di vino rosso, mi metto il grembiule, cioè io voglio proprio tutto lo scenario completo. Credo di avere il difetto di mangiare mentre faccio da mangiare. Beh, ma allora sinceramente quella cosa lì è un po' normale. È normale. Tutti i cuochi succede questa cosa qua, anche soprattutto perché poi ogni cosa che fai devi assaggiare, quasi ogni passaggio devi assaggiare l'acidità, sì, l'acidità, e varie cose, quindi sì, abbastanza normale. Allora, se è venuta fame anche a voi, noi adesso andiamo in pubblicità, visto che è mezzogiorno, l'orario insomma è quello del pranzo, andiamo in pubblicità, quando torniamo chiediamo a Rafael un paio di ricette che si possano dire veloci in radio, che magari ve le fate oggi, ok? Ok. Un po' di pubblicità e ritorniamo su Radio DJ con Rafael Nistro. DJ, riavvolgi. Maybe it's just my hay fever. The weeds are green, the sky is shining, but it'll soon be night, which is nicer. Then cracks peel back and hell bends the room, and the devil gestures to you. You've never seen such a Beelzebub, and he's telling you to make up your bean on what's left of your evening about whether to flake out or fucking stay out. What does you make of this doubt? The devil wants to know if you're going down or up. Easy, I know what my speech should be. The devil beams a big beaming grin, the sort which leads you up streets of sin. He holds up paperwork, sign the line. Let's clash with madmen, crime is fine. It sounds all hectic, you're having cold feet. Things are out of hand, you make embarrassed retreat. Let's ride the Valkyrie, commit a bit of sin. Turn rock to rubble, punch it in the chin. I simply, Lucifer, refuse to wind up on fire with low-life liars. Then you're destined for the world without chores and sweating. The eternal hell of boredom in heaven. Tell the devil no uncertain terms. You'll never be evil, you'll never be turned. What is this evil and who decides this? When left to devices, some humans try. And
This is the reason we should all be tied up. We're just normal people exploring our minds. We don't go round here putting poison in wine, but we enjoy what we like, which is not always right. People are intricate, people aren't swines. Let's screw the rules up and rely on our minds. Sign on the line, you sign on the line. Eclipses the wine and tips in cyanide. Che è la famosa citazione, quella di Oscar Wilde, cioè andrei in paradiso per il clima, ma all'inferno per la compagnia, cioè all'inferno comunque ci si diverte un po' di più. Com'è? Siamo sempre tornati in studio, bentornati su Radio DJ, c'è Rafael Nistor, uno dei cuochi più celebri dell'internet con noi in studio. Com'è l'ambiente dei social network? Cioè, allora, in televisione c'è un po' questa cosa che si è tutti amici, poi dietro le spalle partono i coltelli, eccetera, eccetera. Il mondo dei social com'è? Simile? Il mondo dei social sì, è molto molto simile. È molto simile. Sì, c'è competizione, però è proprio come dici tu, no? È un po' come nel mondo della TV. Alla fine tutti amici, però poi... E poi ti ciulano la bici. Esatto. È quella roba. Così. Ma voi vi frequentate, vi sentite, vi scambiate pareri, andate per aree, cioè i cuochi stanno con i cuochi, i fashion blogger stanno con i fashion blogger, vi mischiate? No, io in realtà solitamente non sento quasi nessuno, non vedo quasi mai nessuno. A volte sì, comunque no, io non sto separato. Cioè, tu abiti da solo? Cioè quando fai da mangiare? No. Sei fidanzato? Sì. Fai da mangiare per la tua fidanzata? Sì, è contenta? Sì, beh, quello è un bel lusso, sì. Avere a casa Rafael Nistor che fa da mangiare. fai assaggiare le cose, cioè lei è il tuo primo test? Sì, volte. Anzi, pensa che io comunque faccio i video dentro il loro parco giochi per bambini, dove hanno una cucina. Loro della tua fidanzata? Sì. Ah sì, lavora in un parco? Esatto. Ah, wow. E praticamente loro la mattina lì sono chiusi, io cucino là, quindi lei là è la mattina, è sempre lì a fare ordini, comunque a lavorare, e mentre cucino esco, vado da lei e faccio assaggiare praticamente ogni... Beh, c'è anche gente nel parco che può assaggiare, sì. Vado lì quando è chiuso. Ah, ok, quindi quando siete soli. È più difficile far da mangiare per tante persone? Io mi rendo conto, anche lì, nella mia esperienza a casa, finché faccio da mangiare per me e mia moglie, devo dire che me la cavo. Se già invitiamo a casa qualcuno, preferisco prendere una pizza fuori, perché vado in confusione con le dosi, le cose. In realtà, allora, secondo me, fare da mangiare per tante persone ti riesce meglio. Sì. Io vado in una sbatta terribile. Ma magari sì, quello vai un po' in attimo in sbatti. Però secondo me ti esce meglio, perché comunque quando cucini per te, no, fai tutto veloce, sì, cioè tutto veloce. Invece quando cucini per qualcun altro, vuoi che il piatto esca bene, quindi ci dai molta più attenzione. Sarà che io voglio più bene a me che agli altri, allora forse cucini meglio. Allora dai, dicevamo, un paio di ricette, che cosa possiamo consigliare ai nostri ascoltatori? Allora, secondo me un primo, sono mezze maniche vegane, sì, al doppio gusto, con crema di piselli e crema di peperoni. Vai, come si fa? Allora, praticamente prendi i peperoni, una cipolla e mezza patata, tagli tutto a fettine, li metti dentro la pentola, acqua, fai cuocere 15 minuti, frulli e setacci. Ok. Con i piselli li sbollenti un minuto e mezzo, poi li frulli anche quelli con acqua e li setacci, ovviamente aggiungendo un po' di olio, un po' di parmigiano e un po' di sale. E i piselli li metti già subito insieme ai peperoni? No, poi tieni le creme separate, cuoci la pasta. Sì. Allora, prima cosa devi praticamente condire una fetta di pane in cassetta, sì, no? Con origano, rosmarino, devi farla bella saporita, sale, olio. Io ti vedo, te di burro ci vai giù, eh. Sì, te di burro ne metti, è un po' il segreto per fare le cose buone. Sì, il burro. Ma in questo non c'è, okay. Quindi niente, tosti questa fetta di pane aromatizzata in forno finché è bella croccante, poi la sbricioli, poi cuoci la pasta e la mantechi, cioè la mescoli con le creme separatamente. No? Oddio, aspetta che qua mi sono perso. Quindi cosa fai? Metti pasta, ci versi una crema. Sì.
fai andare, e dopo metti l'altra. Dopo prendi l'altra metà, la pasta la dividi a metà e una la condisci separi con la quantità crema di pasta. Esatto. Ah, ok. Una con la crema di piselli, una con la crema di peperoni. Poi la impiatti, così hai anche l'effetto del colore. Sì. Sicuramente il piatto diventa anche molto bello. E quindi c'hai verde e arancione e sopra metti questo crumble di pane aromatizzato. E fa madonna. Cioè, questa è una ricetta vegana, tra l'altro buonissima, e in più spendi... Cioè, per quattro persone spendi 2 euro. Peperoni, esatto. Un po' di. Esatto. Piselli, anche quelli surgelati vanno bene? Sì, anche, anche quelli surgelati. Sì. Quando cucini, questo è un altro dibattito aperto a casa mia tra me. Tu sei uno che mentre cucina, mentre qualcosa sta andando sul fuoco, nel frattempo pulisci quello che hai sporcato o tieni un bordello della Madonna e pulisci tutto alla fine? No, allora, un po'. Cioè, no, io sono sincero, io sono psicopatico, io ogni cosa che uso che non lavo metto via intanto cioè, che va pure io, cioè magari il banco comunque così in giro devi tenertelo tengo, un po' ordinato, tutto ordinato, noi professionisti però, facciamo così, però esatto però i piatti principalmente tendo le padelle, siccome io comunque ne ho tante, cioè non sto a rilavare ogni volta la padella, magari riusarla, le metto tutte nel lavandino. Ah sì, anche le ciotole, alla fine, quelle cose alla lì fine, alla fine le alla pulisco fine, sì. Walter dice che bevi il vino mentre cucini. Io? Ah, io sì, no, lo dicevamo prima. Stavi ascoltando un'altra radio? Cosa stai ascoltando? L'avevi detto prima. Tu bevi mentre cucini? No, in realtà no. Ti piace il vino? Ragioni anche per assortimenti, per abbinamenti di vino? Così? No. No, te ne frega, principalmente no. No. Ok, allora abbiamo dato un primo, vuoi dare un secondo? Sì, un secondo è un filetto di maialino, sì. Un bardato con lardo e patate al forno e riduzione di vino rosso. Come si fa? Allora, praticamente prendi il maialino, lo tagli a medaglioni, sì. Rotoli il lardo intorno, lo leghi. E lo con lo spago da cucina? Sì. Fai, ok. Lo tieni da parte, poi prendi le patate, le peli, le tagli a cubotti, le condisci con olio, sale, rosmarino, scalogno e aglio, sì. Butti in forno, 180 gradi, 30 minuti, le fai cuocere, riduzione di vino rosso, metti mezzo litro di vino rosso, 2 cucchiai di zucchero di canna. Riduzione, metti il vino nella padella, sì. Un po' di zucchero, sì. E lo fai andare. Zucchero, poi scorza di limone, di arancio, così lo aromatizzi un po'. E lo fai andare finché non diventa un po'... Lo fai andare a fiamma bassa finché non diventa... Una cremina una quasi. Una cremina, sì, okay. Esatto. Una glassa praticamente. Sì. Poi niente, poi scotti bene i maiali. I filetti di maialino per 6-7 minuti perché dentro deve essere comunque certo il maiale deve essere bello cotto, sì. Cotto e niente, poi impiatti, e anche questo piatto qua mi piace moltissimo anche perché è molto economico, cioè a confronto a quanto costa e alla sua bontà è fantastico, sì cioè. Rapporto qualità prezzo eccellente, esatto. Senti, un'altra roba che vi invidio sempre quando faccio i primi che mi sembra che siano venuti particolarmente bene con un sugo di quelli che ti dà soddisfazione così, sto provando, ho comprato perché poi avete un sacco di attrezzi meravigliosi, è un po' come la cartoleria, la cucina, no? Che hai un sacco di oggettini che ti piace usare. Ho preso, non so come si chiama, quella specie di pinza lunga per impiattare insieme al mestolo la pasta e farla venire, cioè non buttarla nel piatto come come si fa, per far venire proprio la palletta, sì, per no? Creare il nido, per creare il nido, esatto. Però non mi viene mai, dove sbaglio? No? Devi praticamente prendere prendi un po' di pasta, prendi il mestolo e inizi a girarla dentro. Viene meglio tanta o poca? No, poca. Medio. Arrivo fino a metà della pinza. Come quando mangi gli spaghetti con la forchetta, che li arrotoli sulla pinza dentro il mestolo. Giro lì. E poi li lasci cadere. Ci riproviamo. Questo devo migliorare, Maurizio. Guarda, tu mi guardi con poca fiducia, ma un giorno ti inviterò a mangiare e mangiamo io e te e vedi come andiamo avanti. Allora, Rafael, grazie mille. Grazie, è stato un piacere vederti, ottimo è il suo libro che appunto richiama il suo slogan. Quanti video fai alla settimana? Ti dai settimana... è un impegno fisso o vai un po' a sensazione? Allora no, io ho un impegno fisso che è sempre quello di riuscire a pubblicare un video al giorno, però ammazza, un video al giorno? Sì. Sono riuscito per quasi un anno a mantenere questa costanza, ora comunque adesso gli impegni aumentano, cioè già noi ti stiamo portando via tempo, esatto, cioè io già oggi dovevo girare 3 video, Mauri, sentiti anche un po' in colpa, sono poi tanti lavori, ho appunto un contratto con Gelo Zafferano dove lavoro anche con loro, quindi un po' meno degli eventi, quindi io cerco lo stesso di mantenere così, poi c'ho anche YouTube, anche lì sono altri video e... Quanto ci metti a fare un video? Il tempo della ricetta? No, di più. Ci metto non so all'incirca non so, per esempio io tra farlo, montarlo farlo e montarlo
In un giorno, in 7-8 ore giro due video. Ammazza, 7-8 ore? Anche 9. Dipende. No, minchia, tanto. Dipende da quello che fai. Io pensavo 20 minuti più della ricetta. No, più che altro che poi comunque sposto le telecamere. Tieni pulito, metti a posto. Sì. Fai tutto da luci, solo? Fai tutto da solo? Sì. Cavallettino del telefono, luce, tutto, ring, così e vai. Ammazza, alla grande. Rafael, in bocca al lupo e vai avanti a fare i video che io li guardo e poi li faccio male a casa io. Provo a rifarli. Ottimo. Ciao Rafael. Grazie. Entro a casa, fuori è già mattina e non ho più le chiavi di casa e non ho più voglia di dormire, quindi ora che faccio? Che mi sento uno straccio. Certi giorni penso che le cose cambiano, ma solo un po'. Però a volte affogo nella nebbia tra i pensieri e non so dove sto. Lontano da tutto, anche in un'altra città, lontano da te. Ancora una notte che mi sento a metà e voglio ballare. Di Rafael Nistor, così fai delle ricette. Allora, vuoi entrare in questo mondo? Perché tu vuoi rendermi adulta? Sì, io voglio emanciparti. Beh, voglio renderti una persona. Che la cucina inizia a interessarti quando diventi adulto. Sì, ti ringrazio per non aver usato il termine vecchio, però sì. No, beh, dai, lui è l'esempio che è giovane, sì. Però sì, cioè c'è nato, ha fatto proprio la scuola, eccetera, eccetera. Anch'io devo dire che tutto il periodo in cui sono arrivato a Milano, ventenne così, avevo la cucina, ma per 8-9 anni è rimasta col cielo fan sopra. Sì. Cioè, anch'io non ho mai proprio neanche acceso un fornello. Adesso, comunque sei. Quando c'hai figli, comunque sei a casa, sei sì. Lì, non puoi uscire, non puoi fare niente, dici, allora cucino e faccio le mie cose. Io ho una domanda per te, in quanto personaggio pubblico che se ne inter... Perché funziona così tanto la cucina nei media? Nel allora, senso, anche, guarda, mi viene da dire che radiofonicamente è una cosa che dici, dalla ricetta non ho il tempo per scriverla, così. Invece poi la gente, tutti che commentano, ah, ma tu metti, perché tanto burro, si potrebbe... Perché guarda, io me lo sono sempre chiesto, i primi anni di Masterchef erano gli anni in cui io facevo X Factor, no? E dicevo, cacchio, comunque, che vada così bene Masterchef,
e io sono un grande fan, no? Quindi ero anch'io lì davanti. Dicevo, che strano però, perché comunque X Factor non sei lì, ma senti uno che canta e puoi giudicare. Cioè tu da casa, con le tue orecchie, puoi dire mi piace, non mi piace. Nei programmi di cucina tu stai guardando gente che cucina piatti che tu non puoi assaggiare. Quindi sì, sei tagliato fuori da quell'esperienza lì, no? Eppure ti viene da partecipare lo stesso. Forse perché è una cosa che facciamo tutti talmente tanto e siamo comunque bene o male obbligati, anche se non ci piace, siamo obbligati a fare da mangiare, a mangiare, eccetera. Boh, non so, forse è quello. Però anche io me lo chiedevo sempre, come mai attacca così tanto. E come dicevo prima Rafael, invece nel caso delle ricette online, a me quel rumore lì, sì, lo sfrigugliamento della cipolla buttata nel, cioè quel montaggio lì mi intrippa, sì, di brutto, sì, mi intrippa di brutto. Anche a me che di cucina non capisco niente, non sono capace, se faccio qualcosa tendenzialmente è orribile. Sì. Se intercetto i suoi video io li guardo, ma con piacere. No, infatti mi acchiappa proprio. Sono fatti bene. Poi dicevamo, mettici che anche un bel ragazzo. Lui, io non pensavo fosse rumeno. Rafael Nistro, io non so, me lo immaginavo terzino di una squadra di calcio brasiliana. Tennista, no, o argentino. Nistor Sensini. Rafael Nistro, io pensavo fosse argentino, non so come mai. Va bene, cosa dobbiamo fare, Mauri? Ti chiedo, a questo punto io ti chiedo sempre cosa dobbiamo fare. Credo ogni giorno sì, arriva un punto. Non mi ascolti prima. Lo so, ma oltretutto la risposta è sempre la stessa. Cosa dobbiamo fare? Mettere l'ultimo disco. E allora anche oggi mettiamo l'ultimo disco. Post Malone, Doja Cat, I Like You su Radio DJ. I wanna be your friend, go shopping in a Benz. I like you, I do. I hit you in a LA, can you fit me in your plans? I like you, I do. We went over to France and we woke up in Japan. I like you, I do. Oh girl, I know you only like it fancy, so I pull up in that Maybach candy. Yeah, your boyfriend, I never understand me, cause I'm about to pull this girl like a hammy. Let's take a little dip, little dip. Polpette al sud, devo andare a fare il cordon bleu con chips di patate. Cordon bleu con chips di patate. Cordon bleu esistono ancora? Come no, certo. Quelli che compri già fatti? Sì. Guarda, mia mamma, che siccome lavora, era una donna che lavorava, mio papà lavorava, mia mamma lavorava, non aveva tempo. Adesso cucina molto, ma quando ero bambino non è che aveva tempo di fare da mangiare bene, quindi sono cresciuto a surgelati. Sì. Il cordon bleu, però, non me li faceva mangiare mai. Diceva che questo forse.
qua forse stiamo esagerando. Però insomma, va bene, niente, basta, era tutto quello che avevo da dirvi. Ci sentiamo domani con la dottoressa Andreoli, puntuali da mezzogiorno a l'una su DJ. Ciao!